25 anni fa l'alluvione ad Alba, ANCE e Confindustria insieme per fare il punto sul dissesto idrogeologico della provincia, è inaugurata una nuova stazione meteo. Ad Alba un incontro a 25 anni dalla grande alluvione del 1994. Di quell'evento non resta solo il ricordo, molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare e la prevenzione dal rischio idrogeologico resta un tema di stretta attualità al Viselosi. 25 anni è un evento da non dimenticare. Ad Alba, in ricordo dell'alluvione che nel 1994 provocò 70 vittime in tutto il Piemonte, un convegno per parlare di prevenzione dal rischio idrogeologico, perché molto è stato fatto in tema di dissesto sul territorio, ma molto c'è ancora da fare, come dimostra anche l'alluvione di 2 settimane fa nell'Alessandrino. La pianificazione è migliorata, l'organizzazione anche, rimane sicuramente ancora molto da fare, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto di comunicazione del rischio alla popolazione. Con la pianificazione ci siamo, dobbiamo migliorarla, qualificarla meglio e far passare il messaggio alla popolazione. Un intero territorio scopertosi 25 anni fa all'improvviso vulnerabile e che oggi cerca di non dimenticare cosa la natura può riservare. Se pensiamo che dal 1948 al 1993 sono morte per l'alluvione 1470 persone, dal 94 ad oggi altre 470 persone, vuol dire che però c'è ancora molto molto da fare. E se la memoria di quanto accaduto è ancora viva, è importante che sia mantenuta non solo in occasione degli anniversari. Bisogna ricordarsi che il territorio è fragile, se vogliamo viverci in modo corretto dobbiamo gestirlo in modo corretto. La memoria storica è essenziale, non bisogna perderla di vista, non bisogna ricordarsene solo in occasione di un anniversario come questo. Un territorio del quale avere cura e che gli stessi imprenditori vogliono tutelare con sempre maggiore attenzione. Cultura della prevenzione, perché è questo che ci interessa quando parliamo di cambiamento climatico, di intenzione di partecipare a quello che è un percorso di sostenibilità anche nell'edilizia. In occasione del convegno è stata anche inaugurata una nuova centralina meteo in grado di misurare pioggia, temperatura, umidità e vento, collegata con la Società Meteorologica Italiana.